Lo switch si collega alla 220 volt tramite i due ingressi qui e poi ha un comune e tre contatti normalmente aperti che vengono chiusi quando si preme la parte anteriore, i corrispondenti pulsanti. Ha anche tre codici, uno per ogni ingresso, che possono venire memorizzati nel sistema Defender. Ora vediamo. L'abbiamo collegato alla corrente, abbiamo collegato il comune e il contatto numero 3. Ora andiamo a premere, il relè scatta e il contatto si chiude. Il contatto sta aperto 5 secondi anche dopo la riapertura. Ecco fatto.